back home? Vedi che non mi ascolti, Michael. Ti ho detto che voglio qualcosa di diverso, neppure troppo rock and roll. Voglio un linguaggio che unisca il rock al blues, che non si dimentichi del folk. Uno stile che ti faccia capire quanto sia complessa la vita. Insomma, un gran casino. Sì. Proprio un gran casino, ma è proprio questo caos a ispirare la realizzazione di un brano che più volte abbiamo evocato nel corso di questo episodio. Ebbene sì, Rolling Stone l'ha definito il più grande singolo di tutti i tempi, Like a Rolling Stone. Secondo me l'hanno fatto apposta per autocelebrarsi. In ogni caso è una pietra che rotola sull'autostrada americana, tagliando la strada alle corsie del rock and roll, del blues, del folk, della vita stessa. Questo è un brano che segna uno spartiacque nella carriera di Dylan. Dopo Newport, dopo l'evoluzione elettrica, qualcosa è cambiato dentro di lui e nella percezione del pubblico. Per qualcuno è un traditore, per altri è uno sperimentatore, o forse semplicemente un disgraziato. Ed è di un paradiso di disgraziati che appunto canta Like a Rolling Stone. La canzone viene registrata il 15 e il 16 giugno negli studi del produttore Tom Wilson. Il brano è rimasto per ben 3 mesi nelle classifiche statunitensi, battute in seguito solo da Help dei Beatles. Molti artisti conosciuti, tra cui i Green Day, David Bowie, Bob Marley, i Bon Jovi, i Rolling Stones e Jimi Hendrix, hanno fatto una cover di Like a Rolling Stone. Like a Rolling Stone, la canzone più bella, se non che più popolare, di Highway 61 Revisited, è una serie di invettive, di maledizioni, di imprecazioni, rivolte anche a una Miss Lonely, una signorina solitudine caduta in disgrazia dopo essersela passata bene per tanto tempo. È a lei che vanno le pietre rotolanti, ma è una pietra rotolante anche lei. E qui andiamo nello stile Violin Nights, dentro i solchi di questo disco e dentro la vita di un artista, perché non è forse anche Eddie Sedgwick la pietra che rotola? Questa musa involontaria di un pezzo che trasforma la vita di Dylan, ma non la sua. Eddie Sedgwick muore nel 1971, a 28 anni, sola, depressa, per un'overdose di barbiturici. Si sapeva. Negli ultimi anni aveva fatto del Chelsea Hotel la sua casa. Di lei, ripetono, è stata la star del Chelsea Hotel. Bob è solo un ricordo lontano. Appena potete, prendete un vinile, un giradischi, questo so già che lo fate, perché ci amate. E ascoltatevi Like a Rolling Stone da Highway 61. Beh, forse vedrete anche voi Eddie che bussa da una porta all'altra dell'hotel chiedendo un gin tonic. E se ve lo chiedesse, voi offriteglielo, se l'è meritato. Ladies and gentlemen, questa Vinyl Night finisce qui. Io sono Memphis, molti mi conoscono come Roger Mantovani, su Instagram sono Rogerius, anzi grazie per tutti i like che avete messo alla foto che ho appena pubblicato, fatta proprio qui, negli studi degli ascoltabili.it, mentre ho in mano il vinile di Horses di Patti Smith. Bene, oggi è stato il turno di Highway 61 Revisited di Bob Dylan. La prossima volta chi lo sa? Sicuramente un altro grande capolavoro. Thank you very much anche a te, Nero, a.k.a. Giacomo Zito. Abbiamo ideato insieme il format Vinyl Night e a breve torneremo ad esibirci live qui in Milan. Grazie a Matteo Iezzone, sound designer, Francesco Campeotto, sound engineer. Thank you very much a Giuseppe Paternò di Raddusa e facciamogli anche gli auguri di buon compleanno perché in questi giorni lui è passato avanti di uno e uno e uno e uno, dove vuoi arrivare? Oh, lui ha collaborato con noi a scrivere questi episodi, veglia su di noi, grazie. Un saluto a Ilaria Villani, la producer del programma e ovviamente la nostra Wiki Lady Adele Pellegatta. Allora, statemi bene
andate su la nostra pagina, i nostri social, dite se vi è piaciuta questa puntata, ascoltate anche tutti gli altri format che sono all'interno degli ascoltabili.it, uno più bello dell'altro, ve lo garantisco. Mettete le stellette e noi metteremo le mostrine sulla nostra divisa per andare alla ricerca di nuove avventure musicali. E mi raccomando, fatela scorrere questa vita, non lasciatela lì ferma, immobile. Fate sì che sia come ipnotica mentre gira, gira, gira sui solchi del vostro disco preferito.